Il draft NBA 2017 era atteso soprattutto per la presenza di tante point guard di talento. In particolare ci si aspettava un futuro radioso per i due giocatori scelti davanti a tutti: Markelle Fultz, esplosiva combo guard dall'University of Washington, e Lonzo Ball, playmaker da UCLA pubblicizzato a dismisura dalle sparate di papà LaVar. La carriera di entrambi fino a questo momento è stata però condizionata e forse compromessa nel caso di Ball dai tanti infortuni. Alla fine ad emergere sono stati alcuni prospetti selezionati comunque in lotteria, ma arrivati nella Lega con un profilo più basso. Ecco la top 10 originale. Scelta numero 1 Markelle Fultz, numero 2 Lonzo Ball, numero 3 Jason Tatum, numero 4 Josh Jackson, numero 5 De'Aaron Fox, numero 6 Jonathan Isaac, numero 7 Lauri Markkanen, numero 8 Frank Ntilikina, numero 9 Dennis Smith Jr., numero 10 Zach Collins. Ma quali sono i 10 migliori giocatori usciti dal draft NBA 2017? Scopriamolo insieme nel nostro redraft. Con la scelta numero 1 i Philadelphia 76ers selezionano Jason Tatum da Duke University, inizialmente scelto dal numero 3. A vincere la Draft Lottery 2017 sono i Boston Celtics, su gentile concessione dei Brooklyn Nets. Ma i biancoverdi non servono a point guard. Hanno già Isaiah Thomas, candidato MVP nella stagione precedente, e sono pronti a dare l'assalto a Kyrie Irving, in procinto di lasciare Cleveland. Il general manager biancoverde, Danny Ainge, decide quindi di cedere la chiamata a Philadelphia, che potrà mettere le mani sull'indiscussa prima scelta di quella classe, Markelle Fultz. In cambio, Boston acquisisce i diritti sulla pick numero 3. Nel mirino ci sono Josh Jackson, versatile esterno da Kansas, e Jason Tatum, per cui infine viene spesa la chiamata al draft. Nel suo unico anno a Duke, il ragazzo di St. Louis ha mostrato dei buoni istinti realizzativi e potrebbe tornare utile per far rifiatare il grande acquisto dell'estate dei Celtics, Gordon Hayward. Appena 5 minuti dopo il suo debutto con la nuova maglia, l'ex stella degli Utah Jazz rimane però vittima di uno spaventoso infortunio, che la costringe a terminare sul nascere il 2017-18. Considerati anche i problemi fisici che affliggono l'altra star biancoverde, Kyrie Irving, Tatum si trova improvvisamente a fare i conti con spazi e responsabilità che forse non aveva messo in preventivo. Jason trasforma in oro quell'inattesa opportunità e si mette subito in luce come una delle matricole più interessanti della stagione. I quasi 14 punti di media e le sue 12 escursioni oltre quota 20 non gli fanno superare la concorrenza per il premio di Rookie of the Year, ma aiutano i Celtics a sopperire agli infortuni e a conquistare il secondo miglior piazzamento a Est. Senza Irving e Hayward, sono Tatum e Jaylen Brown, al secondo anno da professionista, a caricarsi la squadra sulle spalle. J&J sono decisivi sia al primo turno, quando i 20 punti in gara 7 di Tatum sigillano il successo sui Milwaukee Bucks, sia al secondo round contro gli emergenti Philadelphia 76ers. La corsa di Boston si interrompe alle finali di conference, non prima che Tatum stampi una feroce schiacciata sul muso del suo idolo, LeBron James. Il numero 0 dei Celtics chiude i suoi primi playoff a 18,5 punti di media, lasciando intendere che il meglio debba ancora venire. La sua seconda stagione NBA, affrontata dopo una serie di allenamenti estivi con Kobe Bryant, si rivela un passo indietro, sia sul piano individuale che di squadra. Il deludente mondiale cinese, vissuto comunque da protagonista, sembra certificare una preoccupante fase di stallo, invece è l'inizio di una svolta radicale. Da lì in avanti la sua ascesa è inarrestabile. Nel 2020 debutta all'All-Star Game, viene inserito nel terzo quintetto All-NBA e riporta i Celtics alle finali di conference, disputate nella bolla di Disney World. Gli uomini di coach Brad Stevens si arrendono ai più agguerriti Miami Heat, ma Tatum è ormai a tutti gli effetti un nuovo franchigia. Dopo aver siglato una maxi estensione contrattuale, Jason è pronto a consacrarsi fra le superstar NBA. Nel 2020-21 ritocca più volte il suo massimo in carriera, segnando 53 punti contro Minnesota e 60 contro San Antonio, utili per rimontare 32 punti di vantaggio accumulati dagli Spurs. Boston però delude ancora, fermandosi al primo turno playoff contro i Brooklyn Nets di Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden. Mentre in molti cominciano a ipotizzare una separazione della coppia Tatum-Brown, i Celtics riescono finalmente a compiere il passo successivo. Nel 2021-22, trascinati da un Tatum versione primo quintetto All-NBA, autore di 46 punti nella memorabile gara 6 contro Milwaukee, i biancoverdi raggiungono le NBA Finals. I più esperti Golden State Warriors hanno la meglio, favoriti da un incontenibile Stephen Curry e dalla performance sottotono di Tatum, ma Boston sembra avere tutto ciò che serve per puntare al titolo nella stagione successiva. Il 2022-23 appare infatti l'anno buono. Tatum chiude la regular season oltre 30 punti di media e resta a lungo fra i candidati al premio di MVP stagionale, dopo essere stato eletto miglior giocatore di un brutto All-Star Game, e i Celtics ottengono il secondo miglior piazzamento a Est. Ai playoff, però, mostrano qualche schiccherio di troppo. Al secondo turno contro Philadelphia si trovano sotto 3-2, con una gara 6 da giocare in trasferta. Tatum parte male, arrivando a fine terzo quarto con soli 3 punti e 1 su 13 al tiro, ma si riscatta segnando 16 punti nel solo ultimo quarto e forzando gara 7 al TD Garden. Nell'incontro decisivo il numero 0 esagera, segna 51 punti, infrangendo il record stabilito solo qualche settimana prima da Stephen Curry per punti realizzati in uno spareggio. Boston torna alle Conference Finals, le quarte dell'arrivo di Tatum, ma viene sommersa dai Miami Heat, che rimandano ancora una volta l'appuntamento di Jason e dei Celtics con il titolo NBA. Con la scelta numero 2, Los Angeles Lakers selezionano Donovan Mitchell, da University of Louisville, inizialmente scelto dal numero 13. Nato e cresciuto nei dintorni di New York, Mitchell sviluppa una grande passione per il baseball, dettata soprattutto dal padre, dirigente dei Mets. In seguito a un infortunio occorso negli anni della scuola, decide di abbandonare la carriera sul diamante e di dedicarsi a un altro sport in cui eccelle, la pallacanestro.
Per mantenere in qualche modo un legame tra le sue discipline preferite, Donovan gioca con il numero 45, lo stesso indossato da Michael Jordan nella sua poco fortunata parentesi con mazza e pallina. Sui parquet liceali, ma anche sull'asfalto del mitico Rucker Park, dove spesso trascorre le estati, Mitchell comincia presto a farsi un nome, tanto da guadagnarsi il reclutamento all'Università di Louisville. Nelle due stagioni disputate con la maglia dei Cardinals, la giovane guardia dimostra di saper fare canestro, passando da 7,4 a 15,6 punti di media nel suo anno da sophomore, ma non sembra avere le stimate delle superstar. È per questo che i Denver Nuggets, che lo selezionano con la 13ª chiamata al draft NBA 2017, non si fanno troppi scrupoli a cederlo agli Utah Jazz, ottenendo in cambio Trey Lyles e Tyler Lydon. Mentre il Colorado approdano due role players, Salt Lake City accoglie una futura stella. Per i Jazz si prospetta una lunga fase di ricostruzione, visto che Gordon Hayward cede al corteggiamento di Brad Stevens e sceglie Boston. Spider Mitchell, però, fa capire presto che il rebuilding può attendere. Alla sesta partita stagionale, contro i Lakers, supera per la prima di 39 volte i 20 punti. Il 1 dicembre ne segna 41 contro i Pelicans, a febbraio ne rifila 40 a domicilio ai Suns. La sua folgorante stagione di debutto, impreziosita dalla vittoria allo Slam Dunk Contest, lo fa competere fino all'ultimo per il premio di Rookie of the Year, vinto poi da Ben Simmons, ma soprattutto permette a Utah di chiudere al quinto posto della Western Conference, esattamente come l'anno prima. Donovan assorbe l'impatto con i suoi primi playoff, elevando ulteriormente il suo livello. Trascina i suoi a successo nella serie contro gli Oklahoma City Thunder, ipotecando il passaggio del turno con una gara a 6 da 38 punti. Poi è l'ultimo ad arrendersi alla corazzata Houston Rockets, guidata dall'MVP James Harden. La stagione 2018-19 propone lo stesso spartito. Mitchell incanta e si impone come leader tecnico della squadra, insieme al centro Rudy Gobert, ma i Jazz vengono nuovamente eliminati da Houston, stavolta al primo round. La crescita individuale del numero 45 viene coronata l'anno seguente, con la prima convocazione all'All-Star Game, ma la positività al Covid-19 di Rudy Gobert e la diffusione globale del virus costringono la NBA a fermare la stagione. Alla ripresa, nel campus di Orlando, Mitchell si presenta con l'abito delle grandi occasioni. Al primo turno playoff contro Denver, ingaggia un incredibile duello con Jamal Murray. Mitchell apre le danze con una performance da 57 punti, la terza migliore di sempre in post-season, poi ne firma 51 in gara 4. Nella stessa partita ne realizza 50 Murray, che si ripete in gara 6 e vede coronarsi la rimonta dei Nuggets nell'incontro decisivo. Il 2020-21 sembra l'anno della svolta per Utah, che domina la Western Conference e arriva da favorita al secondo turno playoff contro gli incerottati Los Angeles Clippers. Mitchell guida i suoi sul 2-0 con due prove meravigliose, ma poi i Jazz crollano, lasciando le 4 gare successive agli avversari nonostante l'assenza di Kawhi Leonard. Utah non riesce a compiere l'ultimo passo nemmeno nel 2022, quando viene beffata al primo turno dai Dallas Mavericks, e la dirigenza decide quindi che è ora di ricostruire. Dopo Gobert e coach Quinn Snyder, anche Donovan Mitchell lascia Salt Lake City. Spida, corteggiato a lungo dai New York Knicks, è infatti protagonista del più grande colpo del mercato estivo, che lo vede invece approdare ai Cleveland Cavaliers. In Ohio disputa una stagione fantastica, impreziosita da una prova da 71 punti contro Chicago e premiata con l'inclusione nel secondo quintetto All-NBA. I giovani e promettenti Cavs tornano ai playoff per la prima volta dal 2018, ma vengono fermati subito dai più solidi e organizzati New York Knicks. Con la scelta numero 3, i Boston Celtics selezionano Bam Adebayo, dagli University of Kentucky, inizialmente scelto alla numero 14. Nato nel New Jersey e cresciuto nel North Carolina, il lungo di origini nigeriane viene reclutato da John Calipari. Nel Dream Team di Kentucky, che può vantare anche gli altri freshman di Aaron Fox, Malik Monk e Wenyen Gabriel, Adebayo si mette in mostra soprattutto per la capacità di volare al ferro e per i suoi istinti difensivi. I Miami Heat lo chiamano a fine lotteria, e Bam trascorre le sue prime due stagioni in Florida come riserva di Hassan Whiteside, confermando quanto di buono aveva fatto vedere il college. Con la partenza di Whiteside, coach Eric Spoelstra promuove Adebayo nel ruolo di centro titolare, e i risultati sono stupefacenti. I maggiori spazi e le crescenti responsabilità non solo gonfiano le sue statistiche individuali, ma gli permettono di dimostrare delle insospettabili doti di passatore e di creatore di gioco. Bam chiude la stagione 2019-2020 a oltre 15 punti, 10 rimbalzi e 5 assist di media, viene convocato all'All-Star Game, entra nel secondo quintetto All-Defensive e arriva dietro al solo Brandon Ingram nelle votazioni per il Most Improved Player Award. La versatilità di Adebayo sui due lati del campo è un fattore chiave nella sorprendente corsa di Miami, che nella bolla di Disney World travolge un avversario dopo l'altro. Gara 1 dell'Eastern Conference Finals contro i Boston Celtics viene decisa da un'incredibile stoppata con cui Bam, il miglior giocatore della serie, nega la schiacciata vincente all'amico Jason Tatum. La finale contro i Lakers viene condizionata anche dall'infortunio di Adebayo, costretto a saltare la seconda e la terza partita, e si chiude con il trionfo giallo-viola in gara 6, nonostante i 25 punti e 10 rimbalzi di Bam. Nelle stagioni successive, Adebayo si conferma uno dei migliori difensori della Lega. Nel 2021-22, dopo aver conquistato l'oro olimpico a Tokyo con Team USA, aiuta Miami a raggiungere nuovamente la finale di conference, vinta questa volta dai Celtics. La storia si ripete 12 mesi dopo, al culmine di un'annata che ha visto Bam tornare all'All-Star Game, ma l'esito è completamente diverso. Gli sfavoriti Heat spazzano via i biancoverdi e si ripresentano alle NBA Finals. Adebayo è il migliore dei suoi nella serie per l'anello, ma i Denver Nuggets, superiori sotto tutti gli aspetti, trionfano in 5 partite. Con la scelta numero 4 i Phoenix Suns selezionano De'Aaron Fox,
dell'University of Kentucky, inizialmente scelto alla numero 5. La point guard nativa di New Orleans è uno dei prospetti più attesi del draft 2017. Nell'unica stagione disputata a Kentucky, ha conquistato il grande pubblico con le sue fulminanti accelerazioni e il suo innato istinto per il canestro. Alle Sweet 16 del torneo NCAA, ha stampato 39 punti in faccia a Lonzo Ball, sancendo l'eliminazione di UCLA. I Sacramento Kings, che a febbraio si sono sbarazzati di DeMarcus Cousins, lo scelgono come nuovo volto della franchigia. Fox disputa una stagione da rookie alquanto insipida, poi inizia a scaldare il suo potente motore nel 2018-19, quando arriva alle spalle del solo Pascal Siakam nelle votazioni per il Most Improved Player of the Year. Quei Kings, veloci e divertenti, sono i migliori dai tempi del Greatest Show on Court, ma i dissapori fra allenatore e dirigenza portano all'esonero di coach Dave Joerger, rimpiazzato da Luke Walton. Per la squadra e per il suo playmaker, che sembravano entrambi sul punto di esplodere, si rivela un lunghissimo passo indietro. Nelle tre stagioni successive, Fox mette insieme cifre di tutto rispetto, chiudendo a oltre 25 punti di media 2020-21 e siglando un'estensione contrattuale degna di nuova franchigia, ma non appare mai in grado di compiere lo step successivo e di sprigionare il suo enorme potenziale. Tutto cambia nella stagione 2022-23, quando in panchina si siede Mike Brown. Sacramento perde le prime 4 partite, poi però spicca il volo, trascinata da Domantas Sabonis e da un De'Aaron Fox decisivo più che mai. Il suo sangue freddo nei momenti più delicati gli vale il primo Clutch Player of the Year Award nella storia NBA. Le sue performance stellari vengono premiate con il debutto all'All-Star Game e con l'inserimento nel terzo quintetto All-NBA. I Kings tornano ai playoff, interrompendo un digiuno iniziato nel lontanissimo 2006, e Fox ripete le sue prestazioni da superstar anche quando conta maggiormente. I Golden State Warriors, campioni in carica, sono però più esperti e più profondi, e possono contare su Stephen Curry, che con una leggendaria prova da 50 punti firma il successo dei suoi in gara 7. Con la scelta numero 5 i Sacramento Kings selezionano Lauri Markkanen, dell'University of Arizona, inizialmente scelto alla numero 7. Dopo due stagioni trascorse nella seconda divisione finlandese, nel 2016 il giovane Lauri si trasferisce negli States, reclutato dagli Arizona Wildcats. Con la sua combinazione di stazza, abilità tecniche e pericolosità perimetrale, è il prototipo perfetto del lungo moderno, quello che fa innamorare gli scout NBA. La scelta numero 7 del draft spetterebbe ai Timberwolves, ma viene ceduta ai Chicago Bulls nella trade che porta Jimmy Butler nel Minnesota. Markkanen disputa un'ottima stagione d'esordio, premiata con l'inserimento nel primo quintetto All-Rookie, e a Chicago il futuro appare roseo. Con il finlandese al fianco di Zach LaVine, arrivato anch'egli dai T-Wolves e finalmente al 100% dopo un brutto infortunio al ginocchio, i Bulls puntano a tornare in alto dopo troppe stagioni nell'anonimato. Il progetto però naufraga quasi subito. Sia Fred Hoiberg sia il suo successore in panchina, Jim Boylen, non riescono a tenere insieme un gruppo con troppe teste calde e a dare un'identità tecnica alla squadra, che si inabissa nei bassi fondi della Eastern Conference. Markkanen fatica a trovare la sua dimensione, e nell'estate del 2021, dopo 4 stagioni infruttuose e ricche di infortuni, sembra ormai una causa persa. Viene scaricato senza troppe remore ai Cleveland Cavaliers, dove si ritaglia un improbabile ruolo da ala piccola nel quintetto super size di coach JB Bickerstaff, al fianco di Evan Mobley e Jared Allen. Al termine di un'annata comunque positiva, è ora di cambiare nuovamente squadra. Lauri viene infatti inserito fra le contropartite nell'affare che porta in Ohio Donovan Mitchell. Prima di sbarcare nello Utah, gioca un Eurobasket da grande protagonista con la sua Finlandia. È solo un'anticipazione di ciò che accadrà nei mesi a seguire. I Jazz sembrano destinati a una lunga ricostruzione, invece lottano fino alla fine per un posto al torneo play-in. Ci riescono soprattutto perché si trovano in casa una superstar fatta e finita. Markkanen passa da quasi 15 a oltre 26 punti di media, viene convocato all'All-Star Game 2023, che si disputa proprio la Vivint Arena, e viene eletto Most Improved Player of the Year. Con la scelta numero 6, gli Orlando Magic selezionano Jared Allen, dall'University of Texas, inizialmente scelto alla numero 22. Dopo una buona stagione individuale, ma avara di soddisfazione di squadra, il giovane lungo decide di lasciare il Texas, dove è cresciuto, e dedicherasi eleggibile per il draft NBA. A puntare su di lui sono i dell'elite Brooklyn Nets, che stanno cercando disperatamente di ricostruire sulle macerie lasciate dalla famigerata trade Pierce Garnett. Allen parte come riserva di Timofey Mozgov e Tyler Zeller, ma col passare dei mesi guadagna spazio nella rotazione di coach Kenny Atkinson e nella sua seconda stagione viene promosso come centro titolare. Al fianco di D'Angelo Russell e Spencer Dinwiddie, Jared svolge un ruolo fondamentale nell'ottima stagione dei Nets, che strappano la qualificazione ai playoff dopo 4 anni di assenza. Nell'estate del 2019, Brooklyn accoglie due grandi free agent, Kevin Durant e Kyrie Irving. Jared si dimostra perfetto per giocare con le due stelle, coprendo loro le spalle in difesa e sfruttando al meglio gli spazi da loro creati in attacco. A gennaio 2021, la franchigia tenta un clamoroso all-in assicurandosi i servizi di James Harden, che con Irving e Durant completa un trio potenzialmente inarrestabile. Per arrivare al loro nuovo fenomeno, i Nets organizzano una trade a 4 squadre, in cui è coinvolto anche Allen. Il centro finisce ai Cleveland Cavaliers, dove si prepara a spiccare definitivamente il volo. Il suo 2021-22 è eccezionale. Jared mette a referto le migliori cifre in carriera, si afferma come uno dei migliori difensori NBA e viene convocato all'All-Star Game, che si tiene proprio a Cleveland.
Con l'arrivo di Donovan Mitchell in estate e con la continua crescita di Darius Garland e di Evan Mobley al fianco del pilastro Allen, i Cavs sono finalmente pronti a competere. Nel 2023, Cleveland raggiunge i playoff per la prima volta dall'addio di LeBron James. Con la scelta numero 7, i Chicago Bulls selezionano Kyle Kuzma, la University of Utah, inizialmente scelto alla numero 27. Il ragazzo di Flint, Michigan, arriva nella NBA piuttosto sotto traccia. Dopo 4 anni trascorsi al college, viene scelto a fine primo giro dalle Brooklyn Nets, i quali però lo spediscono subito ai Los Angeles Lakers, come riempitivo della trade che porta D'Angelo Russell nel distretto newyorkese e Brook Lopez in California. Kuzma si mette in luce alla Summer League di Las Vegas. Mentre i riflettori sono tutti puntati sulla nuova star Lonzo Ball, Kyle chiude il torneo come miglior realizzatore di squadra e trascina il gruppo giallo-viola alla vittoria, ricevendo il premio di MVP della finale. Le sue ottime prestazioni convincono coach Luke Walton a riservargli un ruolo di primo piano nelle rotazioni dei giovani Lakers, e Kuzma risponde alla grande. Come in Summer League, è il miglior realizzatore giallo-viola anche nella sua prima stagione NBA, a pari merito con Brandon Ingram e Julius Randle. Viene eletto matricola del mese per la Western Conference nei mesi di ottobre e novembre e viene inserito nel primo quintetto All-Rookie. Nell'estate del 2018, a Los Angeles sbarca LeBron James, deciso più che mai a trasformare quella banda di talenti grezzi in una squadra competitiva. Fra i giovani di punta, Kuzma e Josh Hart sono quelli che dimostrano subito di avere la personalità giusta per reggere la pressione e per giocare con continuità al fianco del nuovo leader. Al termine di una stagione fallimentare per i californiani, ma positiva sul piano individuale per Kyle, che segna più di tutti i compagni, LeBron escluso, e viene premiato come MVP del Rising Stars Challenge, la dirigenza giallo-viola mette a segno un colpo atteso da mesi, portando a Los Angeles Anthony Davis. In cambio, a New Orleans viene spedito l'intero nucleo giovane, con la notabile eccezione di Kuzma. Calato in un contesto finalmente competitivo, Kyle deve fare un passo indietro in termini di statistiche, ma gioca un ruolo importante in uscita dalla panchina nella grande cavalcata dei Lakers, che termina con il titolo NBA vinto nella bolla di Orlando. In una serie finale vissuta con più alti che bassi, Kuzma mette comunque a referto una gara 3 da 19 punti, la sua migliore performance in quei playoff. Nonostante il solito contributo di Kyle dalla panchina, i Lakers non riescono a difendere il titolo nel 2021, così tentano un nuovo all-in. Stavolta puntano su Russell Westbrook, reduce da una grande stagione a Washington, e fra le contropartite ottenute dagli Wizards c'è proprio Kyle Kuzma. Nella capitale, con il numero 33 sulla maglia, Kyle torna a collezionare cifre altisonanti, chiudendo oltre 21 punti di media la stagione 2022-23 e si impone fra i leader tecnici del gruppo, ma non riesce a ripetere i successi di squadra raggiunti in California. Con la scelta numero 8, i New York Knicks selezionano Derrick White, da University of Colorado, inizialmente scelto alla numero 29. Cresciuto lontano dai riflettori degli scout, White riesce a farsi un nome alla UCCS di Colorado Springs, l'unica università ad aver puntato su di lui. Nel 2015, dopo 3 stagioni in Division 2, Derrick passa alla University of Colorado, dove finalmente guadagna l'attenzione dei cacciatori di talenti NBA. 2 anni più tardi è il penultimo giocatore scelto al primo giro del draft, grazie a una scommessa che i San Antonio Spurs sentono di poter fare. La sua carriera tra i professionisti inizia con un'impervia salita. Come da tradizione nero-argento, i rookie giocano più in G-League che in prima squadra. Durante una partita disputata con la maglia degli Austin Spurs, White si rompe il polso destro. Al termine della stagione 2017-18 sono appena 17 gli scampoli di gara collezionati da Derrick agli ordini di coach Greg Popovich. L'annata seguente si apre con il grave infortunio che mette fuori causa DeJounte Murray, giovane point guard in cui San Antonio vede l'erede naturale di Tony Parker. Con l'astro nascente ai box e con la leggenda francese partita alla volta di Charlotte, White trova spazio ai minuti, alternandosi spesso con Patty Mills nel ruolo di playmaker titolare. Gli Spurs di DeMar DeRozan e la Marcus Aldridge riescono a qualificarsi per i 22esimi playoff consecutivi e Derrick è tra i migliori dei suoi nella serie contro Denver, vinta dai Nuggets in gara 7. Per il nero-argento inizia quindi una fase di ricostruzione, nella quale il roster viene smantellato pezzo dopo pezzo. A febbraio 2022 anche White lascia il Texas. Viene ceduto ai Boston Celtics e dà subito un contributo fondamentale nella corsa dei biancoverdi, che raggiungono la NBA Finals. In gara 1, Derrick segna 21 punti in uscita dalla panchina, aiutando Boston a espugnare il Chase Center di San Francisco. I più esperti Golden State Warriors, però, ribaltano la serie e vincono il titolo in 6 partite. Nella stagione successiva, White si conferma un elemento chiave per i Celtics di coach Joe Mazzulla, soprattutto nella propria metà campo, tanto da venire incluso nel secondo quintetto All-Defensive. Boston arriva alle Eastern Conference Finals, ma viene sorpresa dagli arremmati Miami Heat, che si portano agevolmente sul 3-0. I Celtics vincono i 2 incontri seguenti, ma sul finire di gara 6 sono a un passo dall'eliminazione dopo i 3 tiri liberi messi a segno da Jimmy Butler. Marcus Smart tenta la tripla della disperazione e sul suo errore si avventa Derrick White, che insacca il tapin vincente a fil di sirena. La sentenza è solo rimandata, visto che Boston perde malamente la decisiva gara 7. Con la scelta numero 9 i Dallas Mavericks selezionano John Collins, da Wake Forest University, inizialmente scelto alla numero 19. Nella sua seconda stagione a Wake Forest, Collins esplode, sferrando i 20 punti e 10 rimbalzi di media, cifre che riuscirà a replicare presto anche nella NBA. Viene scelto dagli Atlanta Hawks, che hanno appena cominciato una fase di ricostruzione, e dopo un'ottima Summer League trova sempre più spazio nelle rotazioni di coach Mike Budenholzer.
L'estate 2018 porta due novità. In panchina si siede Lloyd Pierce e a dirigere le operazioni arriva Trae Young, elettrizzante playmaker selezionato con la quinta chiamata al draft. Promosso alla grande titolare, Collins rivela una spalla perfetta per Trae, con cui forma una delle giovani coppie più intriganti della Lega, e termina il 2018-19 a quasi 20 punti e 10 rimbalzi di media, esattamente come nel suo ultimo anno di college. Entrambe le soglie vengono agevolmente superate nel 2019-2020, una stagione cominciata male per John, che viene sospeso per 25 partite a causa di un test antidoping fallito, ma che si conclude con le migliori cifre in carriera. Sebbene i playoff siano ancora lontani, il futuro sembra roseo per Collins e per gli Hawks. Nel 2020-21, infatti, la squadra guidata ora da Nate McMillan raggiunge le finali di conference. John offre un contributo fondamentale su entrambe le metà campo e regala ai fan un momento da ricordare con una terrificante schiacciata in testa a Joel Embiid. I Milwaukee Bucks si rivelano però un ostacolo insormontabile e Atlanta si impantana lentamente in una fase di stallo. Nelle due stagioni successive, gli Hawks si fermano al primo turno playoff e Collins, schierato spesso fuori ruolo, finisce costantemente al centro delle voci di mercato. A giugno 2023, John viene ceduto agli Utah Jazz, con cui spera di far ripartire nel modo giusto una carriera che aspetta ancora di decollare. Con la scelta numero 10, i Portland Trail Blazers selezionano Oji Anunoby, da Indiana University, inizialmente scelto la numero 23. Nella corsa al decimo posto del nostro redraft, Anunoby supera la concorrenza di Malik Monk e Josh Hart, che hanno meno esperienza ai playoff, di Lonzo Ball, che non ha alcuna esperienza ai playoff, e di Dillon Brooks, elemento chiave degli emergenti Memphis Grizzlies nelle ultime stagioni. Nato in Inghilterra da genitori nigeriani e cresciuto nel Missouri, Anunoby viene reclutato dagli Indiana Hoosiers. Attira i riflettori degli scout NBA durante la sua stagione da sophomore, che però deve interrompere a metà per un infortunio al ginocchio. Viene scelto a fine primo giro dai Toronto Raptors, e coach Dwayne Casey lo schiera quasi subito come ala piccola titolare. La matricola OG, il cui nome completo è Ogugwa, si occupa spesso di marcare i migliori attaccanti avversari e si rivela il collante ideale di un quintetto completato da Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Serge Ibaka e Jonas Valanciunas. I Raptors ottengono il miglior record a Est, ma al secondo turno playoff si imbattono nel loro più temibile avversario, LeBron James, che con i suoi Cleveland Cavaliers spazza via la squadra canadese. In estate, la partenza del Re in direzione Los Angeles e l'arrivo di Kawhi Leonard a Toronto sembrano le premesse giuste per arrivare fino in fondo. In effetti, i Raptors disputano una grande regular season e marciano spediti verso il loro primo storico titolo NBA. Ad aprile, Anunoby, che ha dovuto fare un passo indietro e cedere il posto da titolare a Leonard, è però costretto a operarsi d'urgenza per un appendicite e partecipa solo come spettatore alla trionfale cavalcata dei suoi. Quando anche Kawhi prende la via della California per giocare con i Clippers, OG riprende il suo posto in quintetto. I Raptors disputano un eccellente 2019-2020 e si presentano nella bolla di Orlando con il coltello fra i denti. Al secondo turno playoff incontrano i Boston Celtics in una serie memorabile, griffata da un clamoroso buzzer beater di Anunoby in gara 3 e vinta dai biancoverdi solo al settimo incontro. Per Toronto inizia quindi una fase di ricostruzione, di cui OG è un punto fermo. Nella stagione 2022-23, Anunoby è leader NBA per recuperi e viene inserito nel secondo quintetto All Defensive. Questi erano i 10 migliori giocatori usciti dal draft NBA 2017. Nei commenti fateci sapere le vostre opinioni e la vostra top 10 ideale. Con un invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.